Lello Petrarca è semplicemente tutto quello che un musicista italiano degli anni 2000 dovrebbe essere. Pianista vero, conosce a perfezione la storia del suo strumento e questo gli consente di transitare con la leggera disinvoltura che solo una conoscenza intima e profonda permette per territori solo apparentemente lontani tra loro. Il pianismo classico romantico e l'amore per i grandi pianisti della storia del jazz sono senza dubbio i fari che orientano con sicurezza il suo vagabondare tra stili e linguaggi. Queste sono le parole di Gabriele Mirabassi riportate nella copertina del nuovo lavoro del pianista napoletano Lello Petrarca, Trio Reflections, questo è il titolo dell'album appena uscito per l'etichetta 12 Lune. Un album in cui il demone della citazione o della parafrasi è sempre in agguato volontariamente, perché Petrarca ha deciso di rifarsi a una serie di compositori sia di ambito jazzistico che per l'appunto di ambito classico. E se in questo By Joseph si poteva riconoscere qualcosa di Mingus, ci sono poi delle vere e dichiarate fonti di ispirazione che sono Debussy, Beethoven e Mozart, di cui vengono riprese opere molto celebri. Ma oltre a questi riferimenti più espliciti, appunto come dicevamo, insomma, quest'idea della citazione, quest'idea della parafrasi è presente anche negli altri brani. A questo sfugge invece una ripresa vera e propria dichiarata di un brano che abbiamo imparato ad amare, per esempio, da Bill Evans, Someday My Prince Will Come. Lo ascoltiamo nella versione di Lello Petrarca. Thank you.
va via così, finisce così questo Someday My Prince Will Come, che chiude peraltro l'album a nome di Lello Petrarca Trio Reflections. Con lui al pianoforte sono Vincenzo Faraldo al contrabbasso e Aldo Fucile alla batteria, un trio ben rodato, e si sente appunto nelle note di questo Reflections, album appena uscito per la 12 Lune.